Ciao a tutti, oggi sono qua perché vorrei farvi vedere il problema che mi dà questo tipo di macchina del caffè che ho acquistato da poco tempo. Dopo circa una trentina di caffè ha iniziato a dare un problema, ossia che quando l'accendo, a fine riscaldamento sento come un friggere all'interno e il LED rosso inizia a lampeggiare. Allora, fino ad ora la soluzione è stato quello di staccare la spina dalla presa di corrente, lascio, aspetto 5-10 minuti, provo a ricollegare la spina, se continua a lampeggiare rosso, continuo a rimuovere la spina, la tengo rimossa ancora per altri 3-4 minuti circa, la ricollego nuovamente, quindi questa operazione si ripete per 3-4, a volte anche 5 volte. Fino a che quando vado a ricollegare la spina di corrente, le due, diciamo, spie qua, i due LED rimangono spenti, premo e la macchina, diciamo, entra direttamente in funzione, nel senso che parte come se fosse già riscaldata. Effettivamente il riscaldamento l'ha fatto e dopodiché riesco comunque a erogare i caffè. Quindi, come vedete, il problema, adesso ve lo farò vedere, l'acqua nel serbatoio ce n'è abbastanza perché comunque l'ho riempito adesso. Ovviamente uso bottiglie d'acqua normale, normalissima, e non del rubinetto, quindi vado ad accendere e vedete un attimo cosa succede. Adesso la macchina va in riscaldamento e sentirete che a fine riscaldamento emetterà un suono come tipo un friggere, ecco, all'interno sembra che ci sia qualcosa che non va. Come vedete, io non ho toccato niente della macchina, la macchina a fine riscaldamento è andata in protezione. Quando succede questa operazione, l'unica cosa che io posso, diciamo, fare, senza, visto che non c'è scritto niente sul libretto di istruzioni, è quello di andare a rimuovere la spina dalla presa di corrente. La macchina lampeggerà ancora un attimino perché comunque i condensatori sono ancora carichi. Quando si scaricheranno, il LED smetterà di lampeggiare. E come dicevo prima, ripeto questa operazione per n volte, quindi vado a ricollegare la presa di corrente aspettando un po' di tempo. A volte lo fa subito, a volte ci vuole qualche inserimento e diciamo, e rimozione della presa dal muro. Faccio così e la macchina, diciamo, entra direttamente in modalità, già riscaldata, ecco. Quindi io posso poi eventualmente inserire la mia capsula all'interno e riesco comunque a derogare il caffè. Chiaramente non posso ritenermi molto soddisfatto perché questo problema, come dicevo, l'ha fatto circa dopo 30 caffè. L'ho comprata con un'offerta di 280 capsule, insomma, avrei preferito almeno ad arrivare, non dico in fondo a tutte, ma almeno alla metà. Così non è stato. Quindi ora proverò a chiamare il numero verde per capire qual è il problema, se c'è una soluzione senza dover restituire la macchina. Beh, ragazzi, quindi non abbiamo molto risolto da quello che vi ho fatto vedere prima, quindi vorrei provare ad aprire questa macchina per capire se riesco a risolvere il problema che ha. Tanto ho provato a chiamare anche la lavazza, però alla fine ti fanno fare tutta una serie di passaggi, giustamente, con video registrati per mostrare il problema, eccetera, eccetera, ma penso che l'unica soluzione sia quella di rimandare indietro la macchina in assistenza. Quindi volevo vedere se riuscivo, prima di fare tutto ciò, a fare l'operazione da solo, consapevole di probabilmente perdere anche la garanzia.
rimuoviamo il tutto e vediamo di capire come fare per andarla a smontare senza danneggiarla. Ho messo uno strato di cellophane sul tavolo per evitare che l'acqua comunque vada a sporcare qualcosa e procediamo ora con lo smontaggio. Quindi dobbiamo rimuovere anche i due gancini che tengono ferma la calotta di plastica per far scivolare via la parte dietro dalla parte più posteriore. Allora, ovviamente hanno pensato bene di fare tutti i gancini in plastica in modo tale che al primo smontaggio si potessero rompere. Vabbè, facciamo una cosa, io questo lo lascio così, stacco il connettore qua dietro e lo faccio scivolare fuori così senza staccare niente, anche perché sarebbe troppo rischioso. Quindi questo connettore va incastrato poi nella presa, in questa presa qua. Ora cercherò di rimuovere la parte laterale, cioè il carter, questo qua intorno. Vediamo un attimo come si può fare. Penso che queste due paratie qua di fianco debbano essere fatte scivolare verso l'alto in un qualche modo. Ovviamente il tutto è abbastanza incastrato, ecco, in questo modo. Tanto questo lo mettiamo via, facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Io sollevo verso l'alto, poi a un certo punto si sbloccherà la parte, diciamo, anteriore, che è la parte bloccata qua davanti. E questo mi consentirà, insomma, di riuscire a rimuoverlo facendolo scivolare fuori in questo modo. Ok, quindi lo teniamo in questa posizione per non sbagliarci. Successivamente andiamo a rimuovere la maniglia di cui ho già rimosso le due viti di fissaggio laterali. Basterà soltanto allargarla e farla scivolare fuori. Vediamo di cercare di farlo senza rompere nulla. Vado a sbloccare anche dall'altra parte. Il tutto è abbastanza duro e anche la maniglia ha, direi, un peso abbastanza importante, anche perché è l'unica parte forse in metallo che c'è. Quindi a questo punto vediamo di rimuovere anche le ulteriori plastiche qua di dietro. Ok, a questo punto vedo che le plastiche non si tolgono, quindi vedo di provare a rimuovere quelle due viti che sono posizionate sia qua che qua, e
Anche queste sono viti Torx. Ovviamente io, non avendo i cacciaviti Torx, devo utilizzare dei normalissimi cacciaviti a taglio, però cercando di trovare la misura giusta si riesce comunque a fare leva e a svitare la vite senza rovinare, diciamo, la testa, dove c'è l'inserimento appunto per l'esagono Torx. Vedete, vengono via abbastanza facilmente. L'importante è proprio trovare la misura esatta. Allora, io adesso qua le ho svitate. Vediamo un attimo se vediamo di arrivare proprio a fine corsa completamente. Perfetto. Questa qua vedo che viene anche via. La mettiamo da una parte. Vediamo anche questa di arrivare fino esattamente fino in fondo. Mi aiuto con qualcosa di sottile per fare leva al fine di estrarla dalla sua sede, e uso un normalissimo metro, diciamo, di metallo. Fatto questo, rimetto la macchina in verticale, cerco di togliermi di mezzo il cavo di alimentazione e vediamo come poter fare per andare ad aprire quella parte qua dietro, che è il punto dove io sento appunto delle friggere, come dicevamo prima. Come vedete, tutto ad incastro, molto molto delicato. Quindi sono riuscito ad arrivare fino a questo punto senza rompere nulla. Vorrei continuare in questo modo. Allora, qua vedo che la macchina si apre, ma non vengono via le calotte. Ok, vediamo se c'è un qualche incastro qua sotto. Sì, esatto, ci sono questi leveraggi qua che... Allora, vediamo di inquadrarli meglio. Sono questo incastro qua e questo incastro qua. Devono venire via praticamente dalle loro sedi. Dalle loro sedi, facciamo in modo tale che anche col telefono si possa vedere questa operazione. Mi aiuto con un cacciavite. Aspettate un attimo. Allora, prima tolgo quello posteriore, che è quello più semplice. E qui si è scastrato, e poi proseguo andando avanti, andando a sollevare questo qui davanti. Ok, e come vedete la paratia in questo caso, scusate, in questo caso la paratia si viene rimossa. Dovete perdonare questo video un po' empirico, ma lo sto aprendo per la prima volta senza mai averlo fatto prima in vita mia, quindi vorrei cercare di farlo senza rompere niente. Quindi, fatto questo, ripeto l'operazione anche dall'altra parte, quindi prendo la macchina, la capovolgo su un fianco, cerco di, con le dita non ci si fa, bisogna per forza utilizzare un cacciavite, altrimenti ci si rompe le dita, e anche in questo caso viene via la paratia. In questo caso viene proprio via completamente. Quindi adesso come adesso io riesco a vedere la macchina completamente aperta, e provando poi ad accenderla vorrei capire che cos'è che provoca quel sistema di friggimento che si sente. Non so neanche come spiegarlo, ecco. Allora, qui vedo che c'è questo supporto qua, la macchina. Nel suo complesso direi che è abbastanza semplice.
Quindi ho rimesso l'acqua nel suo contenitore, l'ho collegato al supporto, alla base della nostra macchina che è rimasta però aperta, come in questo caso, perché voglio vedere che cosa succede. Vado a collegare la spina alla presa di corrente ed ora, avendo ricollegato anche la parte sopra tramite il suo cavetto al circuito posteriore, proverò a vedere se tutto funziona o cosa va a friggere. Quindi lo accendo, lei va in riscaldamento, vediamo se fa ancora quel rumore strano. Lo fa assolutamente, ma non si capisce da dove provenga. Sembrerebbe veramente provenire dalla parte sotto, cioè questa parte qui di riscaldamento, ma non sono sicuro. Tra l'altro adesso la macchina è alimentata dalla presa di corrente, quindi non avendo uno schema elettrico non saprei veramente dove e cosa andare a controllare come tensioni o come, però sembrerebbe veramente provenire da queste parti qua, insomma. LED continua a lampeggiare rosso e sono costretto a ricorrere sempre alla solita soluzione di staccare la spina dalla corrente, aspettare che LED si spenga, riattaccarla continuamente. E questo è. Dunque, ragazzi, allora io penso di aver capito che il problema è esattamente dentro qua, perché vedo che questa qui c'è una resistenza che entra di qua ed esce di qua, collegata tramite questi due cavi che vanno alla scheda posteriore tramite questo connettore. Quando io faccio, diciamo, il riscaldamento, il primo, in questo punto qui si sente appunto quel friggere che dicevo. Quindi per adesso io mi sono attrezzato e mi sono andato a collegare con una nuova spina di corrente. Pertanto riproverò ad accendere, verificando anche con un tester che tensioni ci sono in gioco appunto in questo tra quei due pin quando la macchina viene alimentata, che però devo ricollegare anche il coperchio sopra, altrimenti non riesco ad accenderla. Quindi un attimo solo. Allora, mi punto direttamente tra i due punti in questione. Ecco fatto. Vado ad accendere. Allora, non c'è tensione continua. Vediamo se c'è tensione alternata. No, non c'è neanche tensione alternata. In questo momento la macchina si è accesa come fa di solito dopo la seconda accensione senza problemi perché i due LED sono, diciamo, accesi in modalità normale, come vedete. Se io faccio la luce,
Vado a spegnere la luce, vedi, ci sono i due LED che sono accesi normalmente e non si è sentito friggere, ma perché quella parte lì era già comunque calda. Quindi io credo che comunque questa parte qui interna sia quella, diciamo, che crea il difetto nella prima accensione. Purtroppo, ovviamente, non lavorando in lavazza, non posso avere il pezzo di ricambio per poterlo sostituire o cambiare, insomma. Quindi eventualmente vedrò se col tempo su internet riesco a trovare il pezzo e per ora vado avanti così a staccare e riattaccare la spina tante volte finché non, la macchina non parte. Purtroppo questo video non sono riuscito a ripararla del tutto la macchina, però ho capito almeno qual è il punto in questione che crea il difetto. Quindi già questo mi permetterà di fare una ricerca più mirata su internet e vedere se riesco a trovare qualcosa per sostituire quel pezzo. Niente ragazzi, grazie della visione, ciao e al prossimo video.